Per quanto riguarda i components, iniziamo a vedere degli 8 e il livello ovviamente inizia ad alzarsi. Adesso andiamo proprio a seguire la coppia rappresentante l'Azerbaigian. Loro sono la coppia di Giulia Zobrina, Alexei Sitnikov. Hanno questa musica particolare. Qui hanno scelto una polka, un valzer su questa musica finlandese molto allegra. Poi la vedremo, sono sicura che li vedremo nel free con la musica folcloristica del compositore bosniaco Goran Bregovic. Gli atleti di Aleksandr Zulin. Questa coppia si è classificata settima all'Europeo. Programma particolare, originale, sia nella scelta musicale che coreografica che interpretativa, cioè, distinto dagli altri perlomeno. E direi che è andato tutto abbastanza bene. La seconda sequenza di polka non precisa, siamo sempre su quel livello 2 della seconda sequenza che fa un po' dispiacere ai ragazzi e agli atleti, ma la prima 4, rotational a 4, anche se c'è un review in questo momento, vediamo se viene confermato, ecco viene confermato, se non cambia, perché stasera siamo abituati a cambiare cambi fino all'ultimo. Veramente incredibile, c'è sempre un lavoro che continua sul pannello tecnico, sulla giuria, però questa te l'avevo detto, è una bella coppia, devo dirti la verità, che era stato proprio Maurizio Margaglio l'anno scorso a dirmi guardala questa coppia, una coppia particolare, una coppia che può fare risultati. Secondo me è una coppia originale, ha un suo stile. Sì, è un suo stile molto personalizzato, si distingue e hanno anche un bel pattinaggio di base, un bel piegamento, un bello scivolamento.
lui anche è molto espressivo, si fa notare all'interno della coppia, no? Di solito, si spicca. Sì, spicca, di solito si è portati a guardare più la ragazza che non il ragazzo, e invece qui lui veramente è parte fondamentale della coppia. Guarda com'è espressivo e divertente. Qui la famosa posizione, vedi che deve fare il cerchio tra la gamba, la testa e la schiena. A me questa sembra buona, ma mi sembrava buona anche quella di Federica Testa, sinceramente. Adesso vediamo, perché Zulin prima con la coppia precedente è rimasto veramente di sasso. Quindi adesso è un po' impietrito, ha paura, credo. Allora, il loro season best è 60 e 93, vediamo. The short dance score. 57.80. Beh, un po' meno di sasso, ma non sono contenti, eh? No, c'è qualcosa che sì, non ha funzionato nel... Guarda, si confrontano, ovviamente sul russo ci dobbiamo organizzare, perché sì. Veramente... Però anche prima, guarda, un po' la stessa espressione, sì, di prima, come se qualcosa non fosse stato pagato come doveva essere, no, Franca? Beh,